Da tempo enti, associazioni, primi cittadini portano avanti la battaglia contro la realizzazione dell'impianto di biometano che potrebbe avvenire proprio di fianco all'inceneritore, in un territorio, quello cremonese, già provato dal punto di vista ambientale. Per questo hanno organizzato una biciclettata che ha fatto tappa nel punto individuato per la sua realizzazione. Un impianto di 100.000 tonnellate all'anno di scarti zootecnici per produrre biometano in un sistema che noi riteniamo per una serie di motivi ingiusto e assolutamente non conforme a quelle che sono le esigenze ambientali, economiche e sociali del nostro territorio. Diverse le motivazioni, le contestazioni alla base del no alla sua costruzione. Cremona, e i dati lo dicono, non lo dico io, è la quarta città d'Europa per inquinamento. Noi possiamo benissimo costruire le più belle piste ciclabili del mondo, ma non possiamo pensare che le persone che vanno su queste piste ciclabili respirino aria irrespirabile. E quindi tutto ciò che noi realizziamo oggi, che sia industriale, che sia agricoltura, deve essere fatto nel rispetto del pensiero che qui non possiamo più permetterci errore. Perché ogni errore di natura ambientale e industriale provoca danni che già oggi sono a rischio di irreversibilità. Se il bilancio ambientale di questo impianto dice che non è sostenibile, questo impianto non si fa. La sostenibilità ambientale è fondamentale e la partecipazione alla biciclettata dimostra quanto l'argomento stia a cuore alle persone. State portando un messaggio di pulizia dell'ambiente, di sostenibilità, di vita slow, di vita lenta, e noi dall'altra parte della strada stiamo pensando invece di speculare con un impianto che paghiamo noi, 12,4 milioni di euro, paghiamo noi tutti, per far arricchire una società che viene qui, non assume nessuno, non fa dipendenti, ma fa profitti. Questo per noi è intollerabile.